Amici di Radio Speranza in Blu, un caro saluto da Davide De Amicis che vi parla. Bentrovati a questo nuovo appuntamento settimanale con Incontri, la nostra rubrica di approfondimento, che siamo alla vigilia di un evento importante, molto sentito per la Chiesa italiana, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori. Dunque, un appuntamento a cui vogliamo prepararci anche noi, con un'intervista per approfondire quel che sarà anche il tema scelto dalla Chiesa italiana per questa giornata del 1 maggio 2022. La vera ricchezza sono le persone, dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura. Ecco, un tema importante che noi vogliamo approfondire con il direttore della pastorale sociale del lavoro dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, Don Antonio del Casale. Bentrovato. Grazie anche a voi. E con Giuseppe Di Donato, che è componente della commissione lavoro del Sinodo Diocesano, quindi una commissione che ha appena svolto un lavoro importante di incontro di tutte le categorie lavorative della zona. Ben trovato, Giuseppe. Bentrovato anche a voi. Ecco, allora partiamo subito da questo dato. Ci siamo lasciati lo scorso anno, Don Antonio, parlando dei tragici numeri dei morti sul lavoro. E mi dicevi poc'anzi, nel periodo non collegato, che siamo ad una media di 2 morti al giorno. L'Abruzzo, ricordiamo, è proprio con 38 vittime nel 2021, è davvero tra le regioni più a rischio d'Italia. E Pescara si è classificata, secondo i dati dell'Osservatorio Vega, al primo posto della regione tra le province abruzzesi con 11 casi. Ecco, questo è un contesto Sì. drammatico che si riversa, questo sia a livello nazionale ma anche nel nostro contesto locale. Non mancano giorni in cui ci sono notizie di incidenti o di morti sul lavoro. Sì, purtroppo siamo arrivati alla 190esima vittima nei primi 4 mesi praticamente del 2022, dopo i 1221 morti del 2021 che erano quasi portavano a quasi 3 morti al giorno. Contando i giorni lavorativi, noi oggi, ad oggi abbiamo già 2 morti ogni giorno lavorativo in Italia, oltre a tutti gli incidenti e anche i dati di contagi e malattie professionali che a dismisura sono aumentati con la pandemia. Quindi davvero i vescovi vogliono farci riflettere su quanto sia importante che alle conseguenze della crisi economica non si vadano ad aggiungere dei drammi e morti che non dovrebbero esserci, perché il valore umano è l'unico capitale che sia la vera ricchezza. Ecco perché chiedono di passare ad una cultura della cura. La vera ricchezza sono le persone, lo ricordava Papa Francesco il 20 gennaio di quest'anno all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. La vera ricchezza sono le persone, cioè noi dobbiamo pensare al lavoro non mirando al profitto, ma mirando alla sicurezza di tutti, perché quel lavoro è per quelle persone, per quelle famiglie, lo strumento per edificare l'umanità, portare avanti la creazione, come ci ricordava Papa Giovanni Paolo II, ed essere quindi protagonisti nella storia. Senza le persone non c'è comunità di lavoro, non c'è impresa, non c'è economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore. Ecco, questo diceva appunto Papa Francesco, quella espressione che citavi poc'anzi, la vera ricchezza sono le persone. È davvero qualcosa che richiama alla responsabilità proprio gli imprenditori, i datori di lavoro. E Giuseppe, tu che hai incontrato a livello pescarese quelle che sono le associazioni di categoria, comunque i lavoratori, ecco, nella loro più ampia rappresentazione, qual è il contesto che emerge? Ma il contesto che emerge è che sicuramente è necessario una corresponsabilizzazione sia da parte dei datori di lavoro e sia da parte dei lavoratori stessi, perché accadono sicuramente degli incidenti sul lavoro e le denunce che vengono infortunistiche che vengono fatte all'INAIL sono allarmanti, perché nel primo bimestre del 2000 sono state effettuate circa 121.994 denunce per infortuni a fronte di una situazione nel 2021 che era di 82.634, quindi un incremento del 47 e rotti per cento. Questo che cosa significa? Significa che poi in realtà, confrontando gli incidenti mortali,
nel primo bimestre 2022 114 morti, cioè in due mesi in Italia, e 108 nello stesso periodo del 2021, 104 nello stesso periodo del 2021 e 108 nel 2020. Quindi i dati sono incrementali. È anche vero che questo bisogna considerare, che non è solo l'infortunio sul lavoro, ma anche quello che si chiama infortunio in itinere, cioè gli infortuni che avvengono per andare a lavorare, gli incidenti quindi che si creano, e chiaramente la situazione è ancora più allarmante, perché entrano in gioco anche le questioni legate agli orari di lavoro, alla dignità del lavoro delle persone, la stanchezza nei rientri, diciamo, dal lavoro. E quindi diciamo, il mondo imprenditoriale sicuramente la questione se la pone. Poi consideriamo anche le morti che avvengono in situazioni non regolari, cioè quando c'è il lavoro nero, gli incidenti sul lavoro che avvengono anche per esempio in agricoltura, 46 morti in agricoltura già nel primo periodo del 2022 in Italia. Quindi i dati sono allarmanti da questo punto di vista. Ecco perché stanno intensificando, anche l'INAIL non fa altro che mettere degli avvisi, dei bandi, per consentire alle imprese di attuare dei programmi di prevenzione, quindi per degli infortuni sul lavoro. Quindi cercare di educare anche il lavoratore al rispetto delle norme, perché accade anche che ci sia un po' di negligenza, non pensando ai rischi reali che si incontrano, al di là poi delle problematiche connesse alla manutenzione, ecco, alla manutenzione delle macchine. Quindi ecco, i settori più in difficoltà, dove più si registra, sicuramente il settore delle costruzioni, settore dei trasporti, della logistica, cioè sono quei settori dove c'è più esigenza di movimentazioni di macchine, quindi le difficoltà e i rischi aumentano. Poi è chiaro, i dati non tengono conto anche del Covid, perché i dati sono ancora molto più ampi. Escludendo il Covid, la situazione è sicuramente allarmante, ma nel periodo pandemico, soprattutto nel settore sanitario, sono cresciute anche non solo gli infortuni, ma anche le morti. Ecco, un'altra riflessione che volevo fare è che per l'Abruzzo la situazione non è così grave così come in altre regioni, nel senso che in questo periodo, per dire, sono registrati solo due morti sul lavoro regolare, diciamo. Quello che va considerato anche è che quando si parla di numero di morti sul lavoro bisogna tener conto l'incidenza degli incidenti mortali su persone, tenendo conto della massa del numero di occupati. Per esempio, la Lombardia è la regione dove in proporzione si registrano più morti sul lavoro, ma perché? Perché c'è anche una incidenza sulla massa, e la regione dove ci sono più occupati. Ma anche il Molise, c'è stato uno studio da parte di un osservatorio Vega di Mestre che ha classificato le regioni colorandole, e tra le regioni rosse c'è anche il Molise, per esempio. Ma questo perché? Perché la massa di occupati è tra le più basse d'Italia, e quindi anche le morti che avvengono proporzionalmente incidono in maniera più rilevante. Ecco, parlavi di due vittime in Abruzzo nel 2022 o nel 2021? 22 in agricoltura. Diciamo, il settore dell'agricoltura è sicuramente uno dei settori più a rischio, ma c'è anche da segnalare quelle morti che avvengono sul lavoro di persone che sono degli autonomi. Quindi è necessario un lavoro di prevenzione, di educazione, di diffondere la cultura alla prevenzione sulla sicurezza del lavoro ad ogni livello, anzi anche e soprattutto a partire dal mondo della scuola, perché fin dai primi anni è bene che si cresca
cercando di essere coscienti e consapevoli che cosa significa rischiare e andare ad incorrere in incidenti. Grazie Giuseppe. E allora io, prima di tornare da Don Antonio, mi fermerei un attimo a riflettere dopo questa prima fase del programma e andrei a riflettere con un brano bello, importante, significativo, che si titola Semi di Fraternità e ce la propone una band locale pescarese emergente, la Music and Hope Band con Semi di Fraternità. A fra poco. Non più schiavi ma fratelli, tutti uguali in dignità, occhi nuovi per guardarci, un mondo vero nascerà. Non più schiavi ma sorelle, per cambiare la realtà, riconoscersi fratelli, crea nuova umanità. Prova a vincere le paure, per razzismo un po' strisciante, per abbattere ogni muro che ti copre l'orizzonte. Il dolore della vita puoi sperimentarlo se giocherai il tuo amore nelle situazioni che chiederanno a te coraggio e vera libertà. Non più schiavi ma fratelli, tutti uguali in dignità, occhi nuovi per guardarci, un mondo vero nascerà. Non più schiavi ma sorelle, per cambiare la realtà, riconoscersi fratelli, crea nuova umanità. Sarà un cuore gelido, indifferente alla realtà, ideologie e pregiudizi, fare nuova umanità. Le relazioni che ci schiacciano, dove vince l'ambiguità, il vivere di maschere senza alcuna identità, ma è la forza del nostro amore che ci riuscirà. Non più schiavi ma fratelli, tutti uguali in dignità, occhi nuovi per guardarci, un mondo vero nascerà. Non più schiavi ma sorelle, per cambiare la realtà, riconoscersi fratelli, crea nuova umanità. Riportiamo il nostro sguardo su quel mondo intorno a noi, di lavoratori schiavi e invisibili che poi anche oggi sono morti per portare a casa il pane, e sono pieni i nostri porti di chi fugge dalla fame. Mai nessuno può rubare la nostra dignità. Non più schiavi ma fratelli, tutti uguali in dignità, occhi nuovi per guardarci, un mondo vero nascerà. Non più schiavi ma sorelle, per cambiare la realtà, riconoscersi fratelli, crea nuova umanità. E allora rientriamo con questo brano molto suggestivo, significativo, davvero un messaggio importante. Don Antonio, prima parlavamo di prevenzione e anche nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana si fa proprio un appello ad ogni attore della prevenzione affinché, a partire dalle istituzioni e poi le varie parti sociali, si contribuisca al contrasto degli eventi infortunistici. Solo così si avrà una vera svolta, secondo i vescovi italiani. Per questo è necessario risvegliare le coscienze. Insomma, un'assunzione di responsabilità collettiva. Esatto, è importante anche per dare una dignità migliore, più alta del lavoro. I vescovi ci ricordano, ma è stato anche uno dei temi della settimana sociale che si è svolta ad ottobre 2021 a Taranto, quella dello sconfiggere il caporalato, dello sconfiggere ogni forma di organizzazione del lavoro nero, e dove mancano diritti, dove i lavoratori sono schiavi, non sono fratelli, dove le donne sono schiave, non sono sorelle. E questo, in questo giorno
giorno in cui si sta procedendo con la beatificazione di Armida Barelli a Milano, questa della promozione della donna in ambito professionale è senz'altro un altro dei ritardi della nostra società italiana. La donna spesso non ha lo stesso stipendio degli uomini, pur a parità di lavoro, non ha la certezza di mantenere il lavoro dopo una gravidanza, molte sono anche per questo impaurite e non portano avanti gravidanze proprio per non perdere il posto di lavoro. E quello che il Papa ci chiedeva di vivere nella Evangelii Gaudium come lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale, effettivamente in tanti settori, soprattutto nel mondo femminile, del lavoro femminile, è ancora di là da venire. Quindi su questo davvero c'è da riflettere, da fare un po' un esame di coscienza e essere più consapevoli per sia da parte degli imprenditori ma da parte anche delle lavoratrici di realizzare le condizioni giuste e dignitose per il lavoro di tutti. Dunque, Don Antonio, come ci apprestiamo a vivere questa giornata? Cosa auspicare per il futuro dei nostri lavoratori? Beh, noi abbiamo adesso la possibilità, vivendo questa giornata di lavoratori come domenica, di sensibilizzare tutte le nostre parrocchie, comunità parrocchiali, e infatti ho provveduto a inviare a tutti i confratelli sacerdoti due intenzioni di preghiera da inserire nella preghiera dei fedeli, proprio perché quando si prega come comunità si preghi anche per il mondo del lavoro e per tutte le famiglie che purtroppo hanno subito una morte sul lavoro. E senz'altro Giuseppe di questo ce ne ha parlato in maniera abbondante e precisa, ma forse le comunità cristiane dovrebbero essere un po' più sensibilizzate. Nel lavoro sinodale sicuramente ci è stato chiesto una maggiore capacità di ascolto a livello comunitario, e questo sicuramente, ecco, Giuseppe l'ha rilevato anche nella relazione che ha fatto, e forse sul mondo del lavoro bisognerebbe ascoltare anche noi come parrocchie, come situazioni locali, le esigenze. Veramente significativo, Giuseppe, per chiudere anche con te, qual è da rappresentante, diciamo, del mondo del lavoro, tuo auspicio per questa giornata? Tu che hai incontrato i lavoratori, le associazioni di categoria, cosa davvero attendersi per il futuro che verrà dei lavoratori abruzzesi e non solo? L'auspicio è che ad ogni livello mettere al centro la dignità della persona umana nel contesto dove si trova. Quindi il mondo del lavoro rappresenta sicuramente la principale opportunità e occasione per poter coniugare gli interessi dei datori di lavoro e nello stesso tempo le esigenze dei lavoratori. Ciò che è emerso negli incontri di consultazione che ho avuto modo, insomma, di proporre, di organizzare, e a cui hanno partecipato rappresentanti diversi, è stata anche proposta che bisogna sforzarsi anche di raccogliere le esigenze, che non sono solo quelle di lavoro, da parte di chi si trova nel mondo del lavoro, di chi ci sta entrando, nel senso che è di favorire un po' il benessere lavorativo, situazioni, diciamo, di oppressione, situazioni dirigistiche, situazioni che spesso mettono in difficoltà il lavoratore, vanno superate quando c'è il dialogo e quando c'è anche la comprensione reciproca, fermo restando il senso di responsabilità che tutti devono avere, perché oggi sappiamo qual è la vera piaga conseguente di una crisi che è lontana, perché dalla crisi economica finanziaria al 2008, poi si è arrivata la pandemia, poi adesso la guerra, c'è la piaga delle aziende che chiudono, imprese in tutti i settori che cessano l'attività. Al 31 marzo di quest'anno in Abruzzo 319 imprese hanno cessato l'attività, tra imprese individuali, SRL,
la Brioni Style, che una volta passata ad un gruppo straniero, anche se dell'Unione Europea, francese in questo caso, si è trovata presto in difficoltà e sono considerate esuberi, oltre circa 320-321 lavoratori. È vero che a livello nazionale si pensa con gli ammortizzatori sociali di attenuare i danni per il lavoratore o attraverso programmi di formazione, ma il dato di fatto è che convertire e trovarsi altra occupazione non è così scontato che avvenga. Ariello di Cepagatti ha chiuso per 71 dipendenti a casa perché ha scelto la delocalizzazione in paesi dove i costi di produzione sono più bassi. Quindi ecco, c'è una necessità, come diceva anche Don Antonio, di una coscienza veramente di tutta parte di tutti, delle istituzioni, dei programmi, che non vengono sprecati inutilmente la immensità di risorse che ci stanno per il lavoro, ma anche, ecco, come si è verificato in alcuni contesti, come per esempio la OMS, che praticamente si è costituito poi una cooperativa interna tra i lavoratori a fronte di una crisi aziendale. Questo è un fatto positivo perché denota anche uno spirito cooperativistico tra i lavoratori stessi, che a fronte di crisi aziendali i lavoratori stessi si organizzano per poter subentrare al loro datore di lavoro che di fronte a una crisi non riesce più a far fronte. Questo, diciamo, non è un fatto così scontato, però può essere una strada da perseguire soprattutto nelle realtà medio piccole per consentire anche il proseguimento e la salvaguardia dei posti di lavoro. Una prassi interessante che noi rilanciamo dai microfoni di Radio Speranza. E allora davvero noi ringraziamo Don Antonio Del Casale, direttore della pastorale sociale e del lavoro dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Grazie a tutti gli ascoltatori. Un tuo saluto telegrafico proprio per chiudere con te, il tuo augurio finale. L'augurio è che davvero si possa passare alla cultura della cura, cioè all'attenzione del lavoratore per quello che fa, quindi della sua incolumità, ma soprattutto dei datori di lavori e della società intera sul mondo del lavoro, perché il lavoro è qualcosa di sacro, potremmo dire, per la persona, per l'umanità, per collaborare con Dio a portare avanti la creazione. Condividiamo, rilanciamo questo augurio e ringraziamo anche Giuseppe Di Donato della commissione sinodale del lavoro dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Per il momento questo appuntamento settimanale con incontri si chiude qui. Da Davide De Amicis che vi ha parlato, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con Radio Speranza in Blu.